Che cosa rappresenta Mido per la sua azienda? È il punto di verifica più importante del nostro settore e dove anche andiamo a tirare le somme di un anno di lavoro, di incontro con i nostri clienti, di capire se siamo sulla strada giusta. Questo per noi è soprattutto Mido. Per questa edizione, ho una fortissima speranza, ma una quasi certezza che vedremo risorgere quello spirito di entusiasmo che ha sempre contraddistinto il nostro settore fino a prima della crisi. Adesso si sta risvegliando, probabilmente Mido ne sarà lo specchio rivelatore di questo proprio nuovo entusiasmo che sta animando un po' tutto il settore. Immagino che la sua azienda presenterà a Mido delle novità o comunque porterà il meglio della sua produzione. Vuole darci qualche anticipazione? Noi, come sempre, seguiamo la moda, nel senso che cerchiamo di portare soprattutto il design nel nostro settore, di interpretare quelli che sono i motivi di comunicazione dei nostri clienti. Noi diciamo che il nostro prodotto è soprattutto comunicazione. Quindi il tema dell'ecologia e della salvaguardia dell'ambiente è il tema forte di questo Mido per noi. Un esempio simpatico di riutilizzo, di riciclo di materiale è questo, che all'apparenza è una felpa morbida, con la quale abbiamo fatto due prodotti, che però viene da queste. Questo viene fatto con queste bottiglie. Un altro esempio di riduzione dello spazio è questo occhiale, che è completamente piatto. Non è più grande, diciamo, di un foglio di carta o di una carta di credito, si può introdurre in un contenitore ugualmente piatto e non dà fastidio nel portarlo. Prendo un grande occhiale, lo metto in un grande astuccio, o portaocchiali come chiamiamo noi, e vediamo che ci sta bene, anzi forse ce ne sta uno ancora più grande. Una volta però che noi lo togliamo e lo usiamo, il portaocchiali diventa piatto come un foglio di carta, non porta via spazio, è facile da immagazzinare e fa